Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo l'unboxing della serie Kotobukiya Asuka Kazama di Tekken Tag Tournament 2. Questa linea, la Kotobukiya, fa molte serie. Ho visto dalla Marvel a personaggi dei film, personaggi dei videogiochi. Io personalmente, che sono un fan di Tekken dal primo Tekken, ho iniziato a collezionare queste qua della serie proprio Tekken Tag Tournament 2. Adesso vi farò vedere il contenuto della scatola. Come notate, la scatola non è molto grande. Dietro abbiamo, fa vedere la figura nella sua posa tra virgolette style, e sotto c'è l'uscita prossimamente Julia Chang. Questa qua è la mia prima e sto pensando di collezionarle quasi tutte. Adesso vedremo in base alle uscite. Apriamo la scatola. Premetto che l'ho già visionata di persona, quindi per controllo, però questo è l'unboxing ufficiale. Allora apriamo, ecco qua, sono i suoi blister. È imballata bene comunque, con la sua pellicola. La scatola ha la colorazione blu, come potete notare. Ovviamente è in base al personaggio, diciamo, in base al costume del personaggio. Poi vedremo con le prossime. Togliamo i blister, ecco qua. Tiriamo fuori la figura. Ecco, come potete notare, c'è già la sua base con la sua immagine. Dopo vi farò vedere che dentro ci sono degli altri dischi trasparenti se volete cambiare l'immagine. Io personalmente ci metto sempre queste dei personaggi perché sono le più belle. Togliamo la pellicola protettiva e, come potete vedere, una volta. Eccola qua, davvero molto bella. Secondo me è realizzata bene. E queste qua ovviamente sono prese dallo stile di Yamashita. È un disegnatore che ha partecipato all'artbook presente nella versione di Tekken Tag Tournament 2 Collector Edition. Devo ammettere che queste statue, o almeno da questa, sono abbastanza fedeli al disegno, come potete vedere. E niente, molto dettagliata, i colori sono corretti. C'è anche una versione limited edition con la colorazione rossa, ma io ho preferito quella originale. Adesso vediamo dentro la scatola. Ecco, ci sono dentro questa, che sono gli altri dischetti che dicevo prima. Ecco qua. Qua abbiamo le istruzioni, che vabbè, le istruzioni per lo stand. Dunque, ce la faremo. Ecco qua, esattamente come dicevo, la base si stacca e si può scegliere tra questi tre immagini, diciamo. E c'è l'autografo di Arada, il logo Tekken Tag e vabbè l'immagine del personaggio, che secondo me è il dischetto migliore da mettere. Bene, il contenuto è tutto qua. Ribadisco, queste statue io ne ho viste alcune online, non ne ho viste ancora dal vivo. Sembrano fatte molto bene. Dovrò valutare anche gli altri personaggi, che ne sono uscite già 7-8. Qua niente, c'è il cartoncino e qua gli altri due dischetti. Adesso la faccio vedere ancora bene. Eccola qua, con questo viso un po' sbarazzino, però davvero molto bella.
la giacca tirata giù. Pensate anche i dettagli degli stivali, come sono fatti bene. Sono una statuina, devo ammettere che il livello di dettaglio è molto alto. Se siete fan di Tekken e siete ovviamente dei collezionisti di action figures, questa figure ve la consiglio. Ecco qui. Perfetto. Vi ringrazio. Mettete un mi piace al video se vi piace o un non mi piace. Se avete opinioni o pareri su questa figura o eventualmente sulla linea Yamashita, scrivetelo pure sotto, cosa collezionate, cosa non collezionate. Ci vediamo al prossimo unboxing. Un saluto da Daniel. Ciao.